adesso però bisogna costruire. Sì, è stata un'avventura, un viaggio, come l'ho definito all'inizio, con i collaboratori ho detto comincio un viaggio per rimettere il noi al centro di Modena, un viaggio di contaminazione positiva per ascoltare, per cercare di trovare le condizioni nuove di una città straordinaria, la nostra città, e soprattutto per costruire, riallacciando i fili, il senso profondo della comunità di cittadini, quella voglia di fare, quella voglia di cultura, quella voglia di intraprendere che Modena rappresenta in Italia. Abbiamo costruito l'alleanza di centro-sinistra, mi pare un passaggio estremamente importante, con un programma che è stato costruito giorno dopo giorno con la contaminazione, con i miei incontri con l'alleanza, i miei incontri nei condomini, alla manifattura delle idee, nelle piazze, ascoltando tutte le categorie, cercando di trovare le condizioni perché Modena possa avere un orientamento sulla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e costruire, ritornare, rimettendo al centro la politica, una città che fa politica e che vuole costruire un nuovo modello di sviluppo per cercare di includere, per ragionare di uguaglianza, per ragionare di valori, per ragionare di lavoro e di impresa, per ragionare di coesione sociale e di welfare. Quindi ciò che Modena è deve essere valorizzato, ciò che Modena deve diventare lo dobbiamo a tutti noi, al nostro impegno, perché Modena è una città europea e come tale vogliamo che continui ad esserlo, non chiudersi nelle mura, no dire sempre di no, ma anzi aprirsi ancora di più al mondo e sviluppare le idee intelligenti per i cittadini e le cittadine di Modena. E soprattutto io vorrei ringraziare tutti, davvero le cittadine e i cittadini modenesi che in questi 6 mesi mi sono stati vicino, hanno stimolato le nostre idee, hanno portato nuove idee con i due metodi, sia quello del confronto ed anche quello del web, perché abbiamo avuto oltre 80.000 contatti e estremamente interessanti sono state le proposte che sono arrivate dai giovani e quindi abbiamo detto continuiamo con la manifattura delle idee e sicuramente l'amministrazione lavorerà per la cultura smart, lavorerà per la contaminazione perché credo che questa sia una grande città. È stata una competizione molto articolata con 9 candidati, un voto al ballottaggio con una percentuale che non si è mai vista a Modena. Il compito adesso sarà unire tutte queste anime di Modena? Sì, noi abbiamo iniziato ricercando di riallacciare i fili della città, abbiamo evitato la vecchia politica, abbiamo preferito la strada dritta, quella di mantenere le condizioni di confronti alla luce del sole, trasparenti. Il mio tavolo era pulito e quindi non avevo bisogno di ragionare di passato ma di ragionare molto di futuro e quindi farò così, ascolterò tutte le idee intelligenti e troverò le condizioni per rafforzare la vitalità e ricaricare le batterie di Modena per tutti i modenesi.